Ciao a tutti amici e buone feste a tutti! Come stanno andando queste feste? L'anno nuovo sta arrivando. Spero tanto che questo sarà un anno migliore per tutti noi. E detto questo, anche oggi rieccoci qua con un nuovo video, una nuova chat horror. Vi raccomando ragazzi, se volete sostenere il mio canale, lasciatemi un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e se vi va venitemi a seguire sul mio profilo Instagram. E detto questo, iniziamo subito perché questo video sarà lungo e probabilmente verrà diviso in varie parti. Ehi tesoro, stai andando verso il lago? Certo! Oh, grazie ancora per aver invitato me e Tyler. Oh, certo! Bene, io siamo veramente contentissimi e non vediamo l'ora di conoscervi meglio. Stiamo arrivando? Perfetto. Tyler e io stiamo per uscire di casa. Ah, prima che lo fate, posso chiederti un favore? Certo, dimmi tutto. Potresti portare un coltello? Un coltello? Lo so, è una cosa un po' strana, giusto? Ben ha detto che ci siamo dimenticato di prenderlo e dice che è assolutamente indispensabile per l'attività all'esterno. Lol, ok, certo. Aspetta, ma che tipo di coltello? Penso che non abbiamo nessuna che vada bene per l'attività all'esterno, soltanto coltelli da cucina. Beh, andranno benissimo, soltanto prendine il più grande. Ok, perfetto, ci vediamo dopo. Ehi tesoro, sono fuori del tuo appartamento. Hai bisogno di aiuto con la tua borsa? Penso che ce la faccio, sarò fuori in un secondo. A quel punto Janet prende la sua borsa e va di sotto. Appena sta per uscire, si ricorda della richiesta di Kate. A quel punto va in cucina a prendere il coltello, lo mette nella sua borsa. Tra due vestiti, dopo il tardo pomeriggio, Janet è seduta sul posto del passeggero nella macchina di Tyler e sta lottando un po' con la radio. Quindi stiamo davvero facendo questo? Oh mio Dio, perché ti fermi? Kate è stata davvero così carina ad invitarci in questo viaggio. Non puoi essere tipo contento, contento. Voglio soltanto essere sicuro di non finire ammazzato nei boschi. Beh, se continui così, faccio meglio a farti fuori io stessa. Sto solo dicendo, ti ricordi quella notte che hai incontrato Kate, no? Dobbiamo di nuovo rifare questo discorso? Ne abbiamo parlato così tante volte, ma perché era tutto così strano? Cerco di non pensarci, il fatto che non ti ricordi l'intera notte. È strano, tesoro, per l'ultima volta. Ho bevuto davvero tantissimo. E di certo non è stato il massimo visto che l'ho mischiato con le medicine. Sono svenuta, è successo. È soltanto che non penso che le persone normalmente si sveglino la mattina dopo con una nuova migliore amica, che tra l'altro non si ricordano nemmeno di aver incontrato. Avrei dovuto esserci. Dai, non ti scoraggiare in questo modo. Eri tipo due stati lontano da me, non c'era molto che potevi fare. E come hai detto, alla fine di tutto ho fatto un nuovo amico. Penso che sia stato destino. A quel punto Janet ripensa al party a cui era stata un mese fa e del fatto che non si ricorda assolutamente nulla di quella notte. Si ricorda soltanto di essersi alzata nel letto di una sconosciuta. Prima che andasse in panico, Kate era entrata in stanza con la colazione che le disse che Janet fosse svenuta e a quel punto lei si fosse presa cura di lei, facendo sì che lei stesse bene. Bene, ci siamo quasi. Soltanto altre 10 miglia e spero che saremo in grado di rilassarci un po'. Il giorno dopo, Janet era sdraiata su un lettino sul lago e Kate accanto a lei. Tutte e due avevano un drink in mano e guardavano Taylor e Ben che giocavano a frisbee un po' più lontano da loro. E il suo fidanzato sembrava decisamente molto meno coordinato rispetto a quello di Kate. Quindi vi state divertendo al lago? Stai scherzando? Non posso pensare a un modo migliore di finire l'estate che in questo modo. Grazie mille ancora per averci invitato. Beh, sono contenta che abbia funzionato. Avrei fatto di tutto per avervi qua. A quel punto, Janet beve un po' di drink, si gode il sole e di punto in bianco ricorda: ehi, ma quel coltello cosa? Oh, l'ho portato. Ben ne ha bisogno. Beh, non adesso. Ah, ok. Dovrei lasciarlo tipo in cucina o qualcosa del genere? No, tienilo tu per adesso.
Kate le sorride e chiude i suoi occhi ancora e rimangono in silenzio per un po' di secondi. Quindi ricordami, da quanto tempo tu e Tyler state insieme? 4 anni adesso. Ci siamo incontrate al freshman year al college. Abbiamo dormito insieme nello stesso dormitorio e dopo la prima settimana di scuola abbiamo conosciuto l'un l'altro praticamente subito. Oh, è una cosa dolcissima, già lo penso anch'io. Beh, non lo so, a volte penso che lui sia un po' stanco di me. Ma dai, come può stancarsi di te? Guardati, sei tipo fantastica. Janet arrossisce. Ma da quanto tempo state tu e Ben insieme invece? Beh, siamo dei partner in crime da 10 anni ormai. Cosa? Aspetta, 10 anni? Ma è tipo possibile? Beh, ci siamo incontrate alle medie. Oh, stessa classe? Tipo, il nostro primo appuntamento è stato la detention, che sarebbe tipo la stanza delle punizioni. Ah, no, ma davvero? Già. Che cosa avete fatto voi ragazzi? Beh, è stata la giornata delle dissezioni in classe e quindi Ben e io volevamo dare una giusta chance ai rospi, una giusta chance di scappare. Mi dispiace, ma non capisco. Beh, loro tenevano i rospi dentro a delle bacinelle, non potrebbero nemmeno scappare. Ok, questa non sta bene del testo. Cioè, cosa c'è di divertente nell'accalappiare pesci che di sicuro non potrebbero scappare? Quindi abbiamo lasciato le rane libere. Oh, e poi cos'è successo a loro? Non sono sicura, molto probabilmente hanno dovuto farli fuori, però Ben e io siamo stati insieme da allora. Siamo davvero molto vicini. A volte penso che siamo tipo la stessa persona. Stanno ancora un altro po' in silenzio. Kate, posso chiederti una cosa? Certo. Perché ti sei presa cura di me dopo il party? È stato molto carino da parte tua, ma non mi conoscevi né nulla del genere. Beh, c'è una cosa che dovresti sapere di me. Non mi piacciono la maggior parte delle persone, ma tu, beh, diciamo, sapevo che eri la persona che mi sarebbe piaciuta avere accanto attorno a me. Si iniziano a sentire dei suoni davvero forti dalla loro capanna. Janet si gira a guardarsi attorno e a quel punto vede Tyler completamente frizzato e sulla sua faccia vede completamente il panico. Segue il suo sguardo e nota che le finestre sono completamente rotte. Mi dispiace così tanto! Lo sapevo che ero pessimo a lanciare il frisbee, ma non sapevo che fossi così male. Kate sorride muovendo la sua mano. Non ti preoccupare, lo sistemeremo. Non ci sarà nessuna pioggia o cose del genere per le prossime giornate, quindi dovremo stare tranquilli. Comunque, chi è pronto per un po' di margaritas? Un po' più tardi quella stessa notte, Janet è seduta sul letto mentre Tyler fa su e giù per la stanza, guardando le varie teste di animali fissate per i muri della stanza, no? Ti stai divertendo? Un sacco. È sarcasmo quello che noto? Beh, oltre che rompere una finestra e cercando di fare conversazione con qualcuno che non parla, sto avendo un'ottima giornata. Nessuna fortuna con Ben? Nessuna. Penso che sia ovvio che io non gli piaccia. Beh, lui è soltanto una persona tranquilla. Sì, certo. Oh, mi dispiace tanto, tesoro. Però grazie mille per essere venuto qua con me. Tyler grugnisce e a quel punto si sdraia sul letto. Vieni qua. Perché? Dai, vieni qua. Un po' riluttante, Tyler va comunque vicino a Janet e si sdraia insieme a lei. Arriviamo a delle parti succulente. A quel punto lei lo avvicina verso di sé e inizia a baciarlo. Inizia a tremolare tutta quando lui inizia a darle i bacetti sul collo, ma a quel punto sentono qualcuno ha bussato alla loro porta. La notte è fatta per dormire, cosa volete? Andate via. Si dividono subito e Janet diventa immediatamente rossa. A quel punto va ad aprire la porta e ai suoi piedi si trova